Buonasera ragazzi, buonasera, è arrivato un pareggio miracoloso. La partita non l'ho vista stasera, non ho avuto la possibilità di vederla, però ho visto il gol, un pareggio veramente miracoloso, credo sia una mezza vittoria per noi, perché a Napoli non è facile, non è affatto facile vincere, perché ho visto le ultime statistiche, non vinciamo a Napoli dal 1997, e beh, escludendo che poi Serie B, è stato in Serie B, però comunque erano talmente tanti anni che non vinciamo, di che appunto, guardando anche con Napoli, l'ultima volta che abbiamo vinto in casa, e tra l'altro vabbè, era in casa, però era il 2011. Però un pareggio veramente prezioso, perché dopo il secondo gol che ha fatto il Napoli ho previsto il crollo. Invece c'è stato il 2-1. A quanto ho sentito sembra che non abbiamo tanto meritato la partita. Mi sembra che il Napoli abbia abbastanza dominato il primo tempo, però un pareggio che è veramente pesante, ecco, è preziosissimo, preziosissimo. Una mezza vittoria. Avrei preferito che il pareggio fosse stato più contro la Fiorentina. Però adesso guardiamo avanti, meglio che guardiamo avanti, perché è dura. Certo, una vittoria sarebbe stata fantastica, una vittoria. È arrivato il pareggio. Pareggio, guarda, lo tengo ben stretto, soprattutto da come è arrivato, perché dopo un sotto 2-0 non è facile. Un rigore che non so se c'era, mi sembrava molto molto dubbio. Icardi ha fatto una pazzia con cucchiaio. Al di là di quello, l'importante è che è arrivato il risultato. Il risultato, fare un punto a Napoli non è facile, soprattutto per come siamo messi noi. E che dire altro? È un pareggio molto prezioso, lo ripeto. E adesso la prossima siamo contro non so chi, ma so che giovedì c'è l'Europa League, quindi adesso occhi puntati sulla Coppa, perché è importante, contro il Wolfsburg, ore 19, non sarà facile neanche quella, anche perché anche lì sarà un'altra trasferta difficile. Io spero che ora il campionato, per come sta andando, è un po' a singhiozzo. Dopo 3 vittorie consecutive, una sconfitta, un pareggio, dobbiamo vincerla per forza, siamo obbligati, almeno per salvare la stagione, perché sta andando troppo male. Adesso pensiamo alla Coppa, giovedì, non ci demoralizziamo troppo, con calma. Adesso, vabbè, non siamo noi tifosi che dobbiamo ovviamente sempre sperare. Però mi auguro veramente che adesso è un punto importante della stagione. Quindi spero che questo marzo, aprile, maggio, ma soprattutto questo marzo ci diamo proprio una botta proprio di vivacità per salvare la stagione, perché a questo punto dobbiamo salvare la stagione, perché adesso non possiamo assolutamente sbagliare. Capisco le difficoltà e tutto, però dobbiamo avere quella marcia in più che ci permetta di salvare la stagione, lo ripeto ancora. E cosa mi piacerebbe vedere di questa Inter? Beh, c'è stato il caso Podolski in settimana, che a quanto ho visto non sta giocando chissà che partita, nel senso non sta giocando bene, sembra, ma e purtroppo succede a un giocatore che
Sì, magari si può capire, magari il nuovo campionato, cose. Qualunque motivo ci può essere, di ambientazione, qualunque cosa. Perché quando vedo Shaqiri ha preso abbastanza in mano la situazione, ecco. E può succedere che un attaccante abbia difficoltà a segnare, cioè succede se. Poi alla fine Podolski è un attaccante, però è più mezza punta e ala che prima punta, quindi non è che sempre deve segnare, però deve comunque far segnare, far gioco, eccetera. Poi, aggiungendo una parentesi su giocatori, non giocatori, gioco, ho visto che gran giocatore è Mohamed Salah della Fiorentina, nuovo acquisto di gennaio. È un giocatore di quelli che ci serve, uno di questo tipo. Uno che ci serve, uno che corre, uno che faccia gioco, che combatta in campo, sia in difesa, sia in attacco, sia in centrocampo. Uno che sia, che non è che deve segnare per forza, ma anche che sia decisivo. È quello che l'Inter manca, perché sì, per carità, alla fine Icardi segna, però non fa la differenza, cioè secondo me non è uno di quelli che fa la differenza, come uno, appunto, un esempio che sto facendo è Salah, perché io per quel poco che l'ho visto giocare, cioè entra in campo e fa veramente la differenza. Perché prende il pallone, dribbla, salta l'uomo, fa gioco, fa assist, fa gol. Minchia, hai visto il gol, giovedì ho visto il gol contro la Juve. Cioè, veramente ci sono rimasto veramente a bocca aperta, perché ha preso il partito, ha dritto per dritto, è andato. Ha tirato, preciso, senza. Questo è un giocatore di quelli che è un vecchio Eto'o, insomma. Adesso, beh, Eto'o ha fatto il gol con la Samp, vabbè. Ormai secondo me Eto'o è un giocatore quasi finito, perché ormai quello che doveva fare l'ha fatto, quello che ha vinto l'ha vinto. Però ecco, un Eto'o dei bei tempi ci servirebbe, un Salah di questi tempi ci servirebbe. Ci serve insomma uno che corre, uno che combatte, insomma. Uno tipo Shaqiri. Che la fianca, uno che affianchi Shaqiri in questo modo, ecco, non sarebbe male. Poi vabbè, poi per il resto ci sono dei veri combattenti, la testa, ci va anche la testa, perché è inutile avere giocatori fortissimi se poi non c'hanno testa psicologicamente di vincere la partita. Perché comunque, secondo me, fosse all'andata, partite del genere, questa qua l'avremmo persa. Invece con Mancini, cioè, avendo avuto questa, diciamo, nuova ondata di cambiamento psicologico, diciamo, abbiamo avuto modo di riagguantare partite che si sono messe male. Poi vabbè, tolto contro il Torino, contro la Fiorentina, contro il Sassuolo. Beh, contro il Sassuolo, beh, lì potevamo anche pareggiarla, però c'è un po' più di speranza almeno. Almeno non è che siamo sotto 2-0 o 1-0, anche solo 1-0, proprio la partita finisce. A quanto sto vedendo, sembra che riusciamo a in qualche modo a provare, almeno provare a mettere a posto la partita. Non viene sempre, però l'importante è che ci si provi, ecco, non che. Cioè, non vorrei più vedere un Inter come quando c'era Mazzarri, che tipo Inter-Cagliari 1-4, e con l'Inter così no, non posso vederla, perché ci sta a perdere, ma non così. Perché ecco, è quello che intendo. Un Inter che, anche se perde, abbia la capacità di recuperare la partita, provare a pareggiarla o addirittura vincerla, tutto qui. Comunque, adesso occhi puntati all'Europa, la Coppa, UEFA Europa League, ore 19 contro il Wolfsburg, voglio un'Inter agguerrita e con molta forza psicologica, fisica, mentale, sti cazzi, qualunque cosa. Forza Inter sempre, guardiamo avanti, buonanotte, buongiorno. Buon tutto, buon proseguimento. Ciao.